lei ha detto: mi sembra che da questa operazione non ci siano rischi per gli eventuali acquirenti. Da un punto di vista giuridico, almeno come la vedo io, naturalmente il problema è sempre soggettivo nel diritto, non penso e non credo ci possano essere rischi, stante la obiettiva titolarità del marchio e l'oggettiva funzionalità del negozio giuridico conferito poi alla procura notarile, alle curatele fallimentari, alla curatela fallimentare di Salernitana 1900. Ci sono mai stati questi rischi? Cioè, la situazione di oggi è quella di La situazione di oggi è quella che io ho valutato dal 24 marzo in poi, che è stata studiata dal 24 marzo in poi. Chi vuole che questa città non sia un mero territorio di conquista, ma sia invece la proiezione storica dei colori della squadra, di una tradizione, diciamo così, di un sentimento comune che noi conosciamo, può fare questo regalo alla città. A questa sentenza non può assolutamente inficiare nuovi passaggi di proprietà dei marchi, né inibire l'uso del marchio, perché il marchio è stato acquistato il 2009, prima della decisione e prima della sentenza, naturalmente. E per quanto riguarda i profili economici, cioè quelli del risarcimento danni, la domanda la deve rivolgere al curatore del fallimento 1919. No, l'inibitorio non esiste più, del resto è stato riconosciuto anche dal curatore fallimentare della Salernitana, diciamo di Aliberti, che naturalmente, avendo compiuto un atto d'acquisto, avendo fatto un atto di vendita, pardon, nei confronti di Energy Power, riconosce gli effetti di quel contratto. Quindi Energy Power, ovviamente questa è una cessione a titolo oneroso. Un mandato a titolo oneroso. Rispetto all'acquisto fatto nel 2009, perde significativamente. È stato un atto di buona volontà questo, nonostante la titolarità del marchio, per cercare di veramente di venire incontro. Almeno la perdita, questa, possiamo sapere questo? Non lo so, dipenderà dalle tecniche poi del bando. Dal 24 marzo ad oggi, diciamo così, in via anche informale, c'è stato qualche contatto con i potenziali acquirenti, quindi mi riferisco in particolare al Salerno Calcio, che è il soggetto... Non so neppure chi sia Salerno Calcio, non l'ho neppure vista, e vi dico che non sono andato neppure a vedere una partita allo stadio di Salerno Calcio. Cioè, nel senso che lei fa parte del gruppo di quelli definiti inceppati? No, io faccio parte di un gruppo che vorrebbe vedere i colori granata, voglio dire, come tutti quanti noi. Senta, professore, cioè, lei è un illustre giurista, usciamo fuori un attimo dalla... Non ci avrebbe messo la faccia, fare una, anche se gliel'ha chiesto il cliente, insomma, si può permettere di scegliere, di selezionare, di dire no anche al cliente, non ci avrebbe messo la faccia se tutto questo non era il frutto di una certezza giuridica riferita alla titolarità e alla possibilità di allenare il bene. Cioè, io la interpreto così, insomma. Mi sembra che questo sia un dato certo. Dipende, si evince dagli atti notarili, si evince dai contratti che sono stati firmati e che tutti hanno riconosciuto e che adesso, ripeto, sono ancora in qualche modo segretati, ma non per un motivo di segretezza, ma perché la loro comunicazione potrebbe deviare un bando che potrebbe essere importante per la curatela. Dunque c'è la necessità di mantenere in qualche modo ancora coperti dal segreto tutta una serie di passaggi, ma evidentemente questi passaggi sono frutto di un riconoscimento di posizioni giuridiche.